Ho ricevuto questa lettera privata che desidero portare all'attenzione di tutti per i contenuti che affronta, rivela, che sono di utilità generale. Leggiamola. Caro amico, non si può certo negare che la confusione del mondo sia tanta. La struttura economica che governa le sorti di tutti è dannosa per tutti. Tutte le menti sono condizionate e ci troviamo nel bel mezzo di una malattia mentale collettiva. Una malattia che porta gli individui a credersi isolati e li rende narcisisti come mai visto prima. Allora, io penso. Sì, la vita è breve, Romano, ma chi lo ha detto che dobbiamo renderla anche triste? Il nostro sentimento si trova in uno stato caotico che è implacabile, o nei momenti peggiori, è questo che ci sembra. Siamo tutti confusi, irritati e ostili verso il nostro prossimo. Ma c'è chi di ciò non è cosciente e c'è chi, vedendolo, sente il bisogno di aiutare, è spinto a voler fare qualcosa per gli altri. Ma, caro amico, un pensiero mi sembra veritiero. Non possiamo aiutare nessuno, nessuno al di fuori di noi. Se dentro di me regna il caos, non c'è alcun tipo di ordine o armonia. Tutto quello che ne verrà fuori potrà forse non essere caos. Sono arrivato a questo perché voglio essere estremamente sincero con te a riguardo di una o due cose. La prima, la lettura di testi sacri non può essere ritenuta a priori giusta, utile e benevola. Se la lettura di testi sacri aumenta a tal punto il mio stato di caos interiore, che ho difficoltà a digerire altro, beh, allora è meglio prendere i testi sacri e riporli per un po' di tempo. Perché se io sono confuso e afflitto, a chi ho davanti darò solo confusione e afflizione. E in un tempo in cui c'è già tanta confusione e afflizione, aumentarli non fa che alimentare quella malattia psichica che ci rende narcisisti. Vogliamo essere gli unici e stare al di sopra di tutto e tutti. Ma questo è infelicità estrema. L'isolamento porta alla malattia e dunque alla infelicità. E non si può essere di aiuto a nessuno in queste condizioni. La seconda. Penso che nessuno possa prevedere la fine di questo mondo. Nessuno. Solo il caso lo sa. E riguardo a Gesù, credo che in questo momento sulla terra ci sia molto più di un solo Gesù. Ci sono milioni di poveri cristi che muoiono ogni giorno di fame e vittime di guerra. Possiamo vedere in Africa cosa sta succedendo. Gesù è un modello ideale di star bene con se stessi e non solo qualcuno. Con questo voglio darti modo di notare una cosa e riflettere, ma ti prego di non considerare quello che io sto per dirti in modo malevolo. Lo so che in tutto il lavoro che hai fatto ci sono degli elementi validi di verità scientifiche, ma devo dirti che se una persona qualunque si imbatte in tutto ciò non ha una adeguata preparazione, può rischiare veramente di farsi del male, di uscirne più confuso e afflitto di prima. E questo non è un bene. E non parlo a livello solo scientifico, ma anche personale. Se una persona si imbatte in letture di testi sacri che sono totalmente personali, vedendo alcuni dei tuoi video può sviluppare convinzioni molto dannose per la propria persona. Per
convinzioni che alimentano il caos, l'apologia di un mondo sbagliato, che non va così come è, ma che dovrebbe essere diverso. E questo non è bene. Se quello che io faccio può confondere una persona già confusa, allora devo riguardarmi. Con questo non voglio dire, Romano, i tuoi video sono inutili, devi distruggerli. Anzi, come ho detto, io credo che al loro interno ci siano delle verità, ma per come è strutturato il lavoro, la confusione prevale sulla chiarezza. Se ho sviluppato alcune conoscenze, allora prima di affidarle ad altri, di cui non so la preparazione, non solo a livello scientifico, ma anche di governo di sé, devo stare attento, nel senso che devo essere accorto e certo che ciò che sto affidando ad altri sia chiaro, il che non significa necessariamente breve, ma la chiarezza è fondamentale. Caro amico, mi piacerebbe davvero che riuscissi a prenderti del tempo per riorganizzare tutto il tuo lavoro, di modo che se ci sono delle verità valide, esse possano uscire fuori in modo chiaro per tutti. È stato un piacere conoscerti e spero che prenderai nel giusto modo in considerazione quello che ho voluto dirti. Un abbraccio di cuore. Vedete, è una bella lettera, piena di sentimenti positivi, è finalizzata al superamento del caos, ad un aiuto reale, efficace, concreto, aiuto dato anche a me, perché di fronte agli argomenti che io tratto, che sono un mare, ci può essere chiaramente questo che è messo davanti agli altri come un possibile pericolo. Ma tutto dipende da alcune cose che devono essere fissate con estrema chiarezza e io voglio prendere queste due osservazioni, la prima e la seconda, e riconsiderarle rispondendo per iscritto, in modo che ciascuno di voi possa poi, se non capisce immediatamente quello che dico, leggersi attentamente la risposta scritta. La prima cosa per cui voglio essere totalmente sincero, la lettura di testi sacri non può essere ritenuta a priori giusta, utile e benevola. Se la lettura di testi sacri aumenta il mio stato di caos interiore, che ho difficoltà a digerire successivamente, beh, allora è meglio prendere i testi sacri e riporli per un po' di tempo all'interno del comodino, perché se io sono confuso e afflitto, a chi ho davanti darò solo confusione e afflizione. E in un tempo in cui c'è già tanta confusione e afflizione, alimentarla non fa che alimentare quella malattia psichica che ci rende narcisisti. Vogliamo essere gli unici e stare al di sopra di tutto e tutti. Ma questo è infelicità estrema. L'isolamento porta alla malattia e dunque alla infelicità e non si può essere di aiuto a nessuno in queste condizioni. Ecco, rispondo a questa prima convinzione. Noi siamo stati costretti ad esistere in un modo in cui ogni cosa è relativa. E in tutto, bene male, aiuto, danno, in una esistenza oggettiva e relativa, se dai ad uno, togli inevitabilmente ad un altro, ma lo togli a tutti gli altri. Ebbene, tutto è relativo a ciascuno di noi. Se siamo simili ad un albero, necessitiamo di anidride carbonica ed eliminiamo ossigeno. Se ciascuno di noi è simile ad un animale come noi siamo, l'ossigeno è essenziale alla vita. Se
L'anidride carbonica invece ci uccide. Ogni cosa è così, come una lettura di questo o di quello, una parola udita da questo o da quell'altro. Quella che chiamo confusione, tu chiami confusione, è la mancanza di altri o altro che ti omologhino a sé, al punto che se tu sei simile a un albero, ti verrebbe negato ciò che ti fa vivere. Ciò detto, in un contesto in cui tutto è relativo a ciascuno di noi è l'arbitro unico che deve valutare che cosa gli fa bene e che cosa gli fa male, e che all'esterno ci sia un caos per la persona non dà nessuna conseguenza, anzi, se non ci fosse caos tra le idee e ci fossero idee predominanti, noi avremmo il pericolo di essere omologati a ciò che credono tutti. Pertanto, è proprio in un contesto in cui ci sono tutte quante le ragioni che ognuno di noi è più libero. Perché se invece ci fosse conformismo, ecco che immediatamente noi avremmo meno libertà. La seconda convinzione. Tu dici, penso che nessuno possa prevedere la fine di questo mondo. Nessuno. Solo il caso lo sa. E riguardo a Gesù, credo che in questo momento sulla terra ci sia molto più di un solo Gesù. Ci sono milioni di poveri cristi che muoiono ogni giorno di fame e vittime di guerra. Possiamo vedere in Africa cosa sta succedendo. Gesù è un modello ideale di stare bene con se stessi e non solo qualcuno. Ecco, rispondo a questa seconda osservazione. Che tu ritenga che nessuno possa prevedere la fine di questo mondo è una opinione legittima da parte di chi creda che in un sistema composto da quantità definite non sia definito anche il ciclo della sua esistenza. Questo è un errore di opinione. Ogni uno esiste in un suo preciso ciclo ed è totalmente conoscibile nel 10. Il tutto sta in un cubo a lato 2, ossia complesso, perché contiene sia più 1 sia meno 1, e quindi laddove 1 è l'intero, contiene tutti e due gli interi, in positivo e in negativo. Quando li contiene a livello cubico, questi sono 8. Ebbene, mettere in sequenza questi 8 significa fissare un parallelepipedo che è lungo 8 e ha come area 1 e 1. La definizione per linee di questo cubo è 8 più 1 più 1 è 10. Quindi il ciclo 10 definisce la presenza intera di tutti gli 8 cubi che esistono nel complesso positivo-negativo e 10 è il ciclo totale definito. In quanto a Gesù, è simile a quel primo decimo di un quantitativo dato da 10,10101010. 10, 10, 10, 10.
e la nostra struttura esistenziale è totalmente gerarchica. 0,10, la prima divisione dal padre, che è il 10 intero, rappresenta il padre di tutti gli altri, i seguenti 10, ma è anche il fratello di tutti gli infiniti tempi decimi esistenti nel calcolo di 1000 diviso per 99. Questo è il calcolo cui porta la conoscenza e l'intelligenza, se uno vuole sapere da che cosa deriva di matematico il risultato in atto di un 10,10 eterno sulla base di qualcosa che non abbia bisogno di tempo per esistere, ma solo di una relazione esistente tra la quantità 1000 e la quantità 99. 1000 fratto 99 è un puro rapporto. Esso entra nel tempo del calcolo quando è calcolato e 1000 che appartengono a 99, a ciascuno dei 99 dividono 10 e eternamente 10. Il primo 10 è nella dimensione del padre di tutti i numeri che si incarica di rappresentare la totalità e quindi Dio. Il decimo è il figlio unico, unico nel primo decimo. Tutti gli altri decimi derivano dal primo decimo, hanno nel primo decimo il loro padre, per cui quando nel Vangelo uno dei dodici chiede a Gesù: mostraci il Padre e io ti credo. Gesù gli dice: da quanto tempo io sono con voi, Filippo? Da 3 anni. Ebbene, chi ha visto me ha visto il Padre. Perché ha visto il Padre? Perché ha visto il primo decimo che, gerarchicamente parlando, è il primo momento di divisione decima. Ed è uno solo quel decimo. Poi ci sono tutti gli altri che vengono uno dopo l'altro, tutti in una gerarchia infinita. Ebbene, Gesù è proprio la personificazione di questo unico. E in questo unico è Gesù. Negli altri è il tipo del valore decimo corrispondente al figlio del valore intero 10. Tu dici il caso, lo sai il caso. Il caso non esiste laddove tutto è dato da 1099esimi. Questo sistema è ingiusto perché soddisfa tutti solo nel momento finale della distribuzione, il quale momento finale esiste. Se infatti il nostro tempo è un valore definito e dunque non è come l'indefinito un ennesimo, ma come per esempio 1 diviso 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, eccetera, il ciclo totale di questo tempo è il valore inverso, è 3, 4, 5, 6, 7, eccetera. E non solo esiste già tutto, ma è tutto conosciuto. Se non ci fosse l'uno, il valore totale, non ci sarebbe l'altro, il suo tempo determinato. Quindi, nel nostro tempo determinato dell'universo, il totale non è infinito. È il valore inverso che ha in questo momento quel tempo definito. È infinito nell'infinito procedere della divisione. Quando la divisione avanza all'infinito, il valore diventa sempre più piccolo, infinitesimo, e allora il valore corrispondente all'infinitesimo è l'infinito.
Caro amico, in un sistema di questo tipo, in cui tutto è già definito, tranne il giudizio che ciascuno di noi ha sulla vita, e questo è il risultato concreto che deve avere ciascuno di noi, noi siamo nella certezza che niente è modificabile in questo mondo. E questa certezza io ce l'ho. Le opere fatte dagli altri non dipendono dalla mia, perché il farsi non esiste in un progetto che è tutto fatto e appare fatto o disfatto a seconda che lo fai rientrare nel suo principio o lo esplodi fuori dal suo principio. Comunque tu lo metta, che rientra nel principio o esce dal principio, niente altro è possibile se non il risultato di 1000 diviso per 99. E tutto quello che è contenuto poi dentro questo calcolo, come le varie fasi da 1 a 10 che esistono in tutti questi quantitativi, perché questo 10,10 è l'esistenza del periodo intero, il quale è composto nel suo interno da tutti i 10 decimi che lo compongono. Quindi, quando tutto è definito, vuoi che io abbia paura di modificare questo disegno credendo che le cose che faranno gli altri dipenderanno dalle cose che gli dico io? Vedi, e leggo quello che ho scritto, non ho alcuna paura a dire o fare cose pericolose per gli altri. Proprio avendo capito come sia il divino progetto già fatto tutto e immodificabile, con noi che abbiamo la totale libertà però di consentire o consentire. Sono arbitri dei nostri valori ideali. Essendo questi liberi, possono essere incoraggiati da me, che ribadisco la loro libertà, ma non intimoriti da me, perché nemmeno a me do alcun diritto su di loro. Per di più, io li aiuto a perdere tutta la paura, perché se dalla lettura della Bibbia può venire fuori qualche timore, non viene alcun timore quando si sente Romano Amodeo che gli dice: abbiate fede, il disegno è perfetto. Voi state vedendo un mondo imperfetto perché lo state vedendo al contrario della sua dinamica. Ora, in relazione alle verità della fede, va detto tutto questo. Io sono arrivato alla conclusione che esiste il determinismo più assoluto, perché tutto quello che noi vediamo distinto nel passato, presente e futuro, e lo vediamo in evoluzione, è già tutto deciso dalla verità di un calcolo, anche quando il calcolo non è ancora spinto fino al suo estremo futuro. Il calcolo nel suo estremo futuro non sarà altro che la determinazione che è determinata già ora dal calcolo, ma che solo non vediamo perché non abbiamo spinto ancora il calcolo fino alle condizioni estreme. Dunque, tutta questa cosa che io dico alle persone, facendo capire che il loro rapporto unitario nei confronti di Dio non deve avere alcun intermediario, perché è un rapporto scrupolosamente fondato sul rapporto singolo nei confronti con Dio, vede gli altri compartecipare con le loro idee. Ebbene, nel momento nei quali c'è quello che secondo te
c'è il caos. È il momento migliore per la libertà individuale, perché in una situazione caotica non hai dei valori predominanti che si impongono talmente su di te da intimorirti. A questo punto, vedi, la relazione tra me e la scienza qual è? Che la scienza si presenta con il suo livello di conoscenza come quel valore che non è caotico. È quello che è. Ebbene, se questa scienza che è come è dovesse intimorire me e io dovrei stare bene attento a non dissentire dalla scienza, perché altrimenti io confondo persone che attualmente sarebbero così espresse dalla verità della scienza. Se io facessi questo convinto che la scienza non dice il vero, io non aiuterei per nulla nessuno. Il mio modo di comportarmi nei confronti della scienza non è quello di chi scende a patti. Tieni presente, caro amico, che io dico che hanno torto tutti quelli che credono di avere potere fattivo, che la natura compie azioni, che la vita determina azioni e movimenti e il famoso divenire che è in atto davanti agli occhi di tutti. Tutti credono in questo e io dovrei tacere. Il fatto che hanno torto tutti nel credere che questo è fatto, quando io arrivo a una conclusione scientifica che non è fatto, ma è fatto al contrario. Sì, perché tutti, Einstein in testa, sono arrivati a credere nella verità di una relatività generale. Questa relatività generale è il segno che chi domina è l'assoluto. Quando esistono ragioni opposte tra di loro, non è esatta né l'una né l'altra. Sono esatte tutte e due, ma una in relazione all'altra, perché la verità è zero, la loro somma. Quindi la verità che esiste oggi è che siamo a zero, non possediamo alcunché. Perché? Perché tutto quello che abbiamo lo abbiamo come debito. Uno che deve costruire ha bisogno di denaro, non se lo può inventare. Se riesce a mettere le mani su 1 milione è perché qualcuno glielo ha prestato. Quindi avere in mano 1 milione significa avere in mano qualcosa di definitivo? No, avere in mano l'illusione di una ricchezza, perché mentre è possesso di un debito. E avere quello che non si ha significa essere ancora a zero. L'assoluto è ciò che esiste oggi. È grazie all'assoluto che noi poi vediamo una relatività generale tra opposti. La reale relatività che esiste tra gli opposti è perché siamo ancora in una condizione che è zero, ma la vediamo differenziata tra il positivo e il negativo. Vediamo il positivo grazie alla verità del negativo, grazie alla verità di un prestito. Noi possiamo vedere i milioni che ci sono stati prestati, perché altrimenti noi resteremmo a zero. Non restiamo a zero perché mentre abbiamo qualcosa, ce l'abbiamo, ma posto sulla base di un debito. Tutte le persone non credono di avere un debito e che quello che hanno ce l'hanno, ma come debito. Credono di avercelo come possesso. Che non esiste la fase inversa,
che esiste solo un universo che va sempre in avanti da che tempo è tempo, arrivano a configurare uno squilibrio talmente grande, senza rendersi conto che in tutti i cicli che esistono, da più piccolo a più grande, esistono sempre le due fasi di apertura e di chiusura. Il ciclo dei millimetri si apre e si chiude nel decimetro. Il decimetro si apre e si chiude nel metro. Il metro si apre e si chiude nel decametro. E, come vedete, a mano che noi abbiamo le varie dimensioni di decupli, noi siamo sempre in tempi la cui chiusura è sempre più estesa nello spazio e nel tempo. Noi possiamo vedere chiusi certi cicli e trovare un equilibrio in questi cicli. Perché, ripeto, se ci sono 100 mele da dare a 100 bambini, ognuno ha avuto la sua mela solo al termine. In tutto il frattempo sembra sempre che non sia giusta la divisione, perché nel primo momento l'ha avuta uno solo e gli altri dicono è ingiusto, uno solo ha avuto la mela, senza pensare che la distribuzione ha il suo tempo per essere conclusa. Ma quando è chiuso quel ciclo piccolo, ne comincia uno grande e c'è giustizia solo alla fine del ciclo grande. E poi ce n'è ancora uno più grande. Noi che viviamo così poco rispetto a tutti i cicli più grandi che esistono come le famose monadi, noi non siamo nella possibilità di vedere la giustizia. Siamo in un contesto che è ingiusto. Come fa a essere perfetto? È ingiusto in senso inverso. Essere ingiusto in senso inverso significa essere giusto. In questo modo Dio aggiusta tutte le cose storte. Le fa esistere, tutte. Realizza un mondo in cui c'è l'errore. E usa l'errore in modo da insegnare la correzione rispetto all'errore. Di conseguenza, io, che credo che nulla dipende da me, sono uno che dice alla gente abbi fede, perché anche se sembra che il mondo va male, non va male, è fatto da Dio. E ti sembra, amico, che io intimorisca la gente con le verità che dovrei tenermele per conto mio, perché altrimenti queste verità chissà che cosa fanno venire nella testa delle persone. Certe letture che faccio io sono approfondite. Fare una lettura approfondita significa la stessa cosa che avere fatto un palazzo bello grande e arrivare a un certo punto all'arredamento. Se io devo arrivare all'arredamento dei vari locali e mi impegna tempo e dunque il tempo di un'ora mi consente solo di descrivere come ho arredato quell'ambiente, certo che è pericoloso, perché non sto mica spiegando più come quel palazzo ha le fondazioni, il primo piano, il secondo piano e tutto il resto. Non posso ogni volta partire dalle fondazioni. E a questo punto io dovrei dire è pericoloso che io parli dell'arredamento, perché parlando solo dell'arredamento io trascuro tutto il resto. Ma se io volessi dire tutto il resto non arriverei mai al dettaglio dell'arredamento. Tu mi dici devi essere chiaro, magari lungo ma chiaro. Sì. Volete che vi faccia un video che sia lungo un anno in cui comincio a descrivervi come sono le fondazioni tutte in ordine con ogni sassolino che va studiato, va visto e dopo che è passato, non so, un mese che io chiacchiero, finalmente passo al primo piano
E poi al secondo, al terzo, al quarto, ma quando arriverò in una situazione del genere? E allora ecco che l'organizzazione, i singoli video, per forza deve trovare chi li ascolta l'intelligenza di sospendere il giudizio se non gli sembra che abbia una forza di consistenza perché crede altre cose. Crede che quel palazzo lì che sta su quelle fondazioni debba essere invece costruito, non so, su altre fondazioni che ha visto tutti in giro, che hanno fatto gli altri e che non sono la mia costruzione. Oh, se io sto costruendo questo, lo devono riferire a quello che ho costruito io, non a quello che credono che hanno costruito gli altri. Ecco, se si sbagliano, l'errore lo fanno loro. Io non ho paura di ingannare dicendo la verità. Io la verità la devo dire anche quando è una interpretazione che io faccio della Bibbia, dando le indicazioni del perché è interpretata in quel modo lì. Io non ho mai fatto giudizi senza accompagnarli con le ragioni su cui questi giudizi si portano. Mi sembra di avere una sufficiente, come dire, onestà intellettuale da non affermare mai dei concetti tipo è così, che arrivino come dei decreti da prendere sul serio, altrimenti casca il mondo. Io non sono un opinionista e se qualcosa io la dico, ho sempre delle ragioni che faccio accompagnare al perché la dico. Sono arrivato a dire che del mio nome c'è la presenza in Bibbia. Ebbene, potete constatarlo dal fatto che io do tutti gli estremi per vedere se è vero o non è vero. Volete che non lo faccia? Volete che, poiché può intimorire qualcuno, io non dica a nessuno: in me ho sperimentato la presenza di Gesù Cristo che è venuto in me e lo sento venuto in me e mi accorgo che come è venuto in me è descritto perfino in Bibbia. Non devo farlo perché io intimorisco qualcuno? Io non ho timore che dalle mie parole qualcuno possa mettersi ad agire diversamente da come è disegnato. Chi mi crede possibile modificatore dei gesti altrui vorrebbe che io mi comportassi secondo le loro idee, che è possibile fare qualcosa. Le mie idee sono che io non posso fare nulla, posso solo aiutarvi a capire in modo che l'aspetto libero che c'è in voi, ossia la creazione del vostro valore ideale, sia aiutato da altre valutazioni, perché se non arrivate ad avere certe idee, io ve le suggerisco. Per esempio, se, come è accaduto di recente, uno mi dice: ma io leggo in Bibbia e mi spavento, perché lì non si parla di Dio, ma si parla di un popolo che è stato prescelto sugli altri, che deve sbaragliare gli altri, che deve compiere pulizia etnica. Ma questo modello di Dio, che razza di Dio è? Eccetera, eccetera. Davanti a una roba del genere io fuggo inorridito. Ebbene, questa lettura è una lettura che si poggia su alcuni pregiudizi e io posso liberare da questi pregiudizi. In che modo? Facendo capire, innanzitutto, che il fare qui non esiste. Tutto quello che è disegnato come fatto, in realtà è disfatto. Ecco, basterebbe questa semplice cosa per la quale tutte le cose fatte in Bibbia e scritte fatte in Bibbia di fatto non sono fatte, ma sono annullate per portare dei meriti alla Bibbia, perché in un contesto uguale e contrario si descrive che sono fatti. Allora volete che io non arrivi a smascherare il vero e lasciarvi credere che questo popolo
che deve essere privilegiato, non sia invece uno che il Signore ha condannato a essere servitore degli altri, come un modello da esibire, come il modello che è stato esibito in Gesù Cristo, un modello messo in croce, allo stesso modo di come il Signore mette in croce il suo popolo? Volete che non lo dica? Perché qualcuno potrebbe essere intimorito? Deve esistere una logica comune che predomina in campo scientifico e contro la quale nessuno deve opporsi, perché altrimenti rompe il cosiddetto luogo comune, ma abbasso il luogo comune e viva una verità che sia documentata dalle ragioni di quella verità. Perché a questo punto una verità accompagnata dalle sue ragioni, vede voi che giudica questa verità giudicando le ragioni. Le ragioni che io presento sono accettate anche da voi? E allora la verità a cui arrivo io è accettabile anche da voi? Le ragioni su cui io traggo certi giudizi non sono condivise da voi? Ecco, io vi lascio liberi di assumere altre ragioni. Io non sono uno che dice la verità è questa. Io sono uno che dice alla scienza che se tu credi che arrivi all'energia, che è una cosa totalmente in equilibrio, come proprio tutti i sei versi, tutti interessati da forze identiche, che per esempio in modo centrifugo esistono così e così e si annullano nell'asse X, così e così e si annullano nell'asse Y, così e così e si annullano nell'asse Z. Ecco, l'energia è bloccata perché questo sistema in equilibrio è fermo. Quanto c'è su ciascuna delle componenti? Quanto c'è? C'è il valore complesso, positivo 1, negativo 1, il lato è 2, c'è un volume 8, il quale volume 8, quando è messo in sequenza unitaria, tanto che esprimendo la lunghezza si esprima anche il volume, il che significa dire qualcosa che è uno e trino, è linea e volume insieme, il che accade solo quando l'area è uno per uno. Quando si arriva a dire questo, allora quegli 8 messi in fila, descritti in linea, sono descritti da 10 linee. E quando devono essere 10 linee che viaggiano, perché sono in moto, unitario, in che modo unitario sono? Uno su uno. 10 che avanzano uno su uno sono 10 su 1. E quanti sono? 11. Allora ogni verso ha 11 componenti. 10 di spazio e una di tempo. E tutti e 6, quanti ne hanno? 11 per 6, ne hanno 66. Ebbene, sulla base di questo valore che esiste quando tutto è unitario e perfetto, perché è ideale, su questa base, quando nel mondo reale vanno a trovare l'energia e non la scoprono essere proprio 66, ma lì vicino, allora ecco che la fisica amodea, quella perfetta, quella unitariamente perfetta, cosa deve fare? Deve tacere? Non deve dire alla scienza guarda che ti stai sbagliando perché il valore unitario perfetto è 66. Non è 66 e rotti. Se hai 66 e rotti è perché ci stai aggiungendo qualcosa di relativo che risulta all'atto pratico, ma non c'è. Cerca di capire dove sia il problema perché stai commettendo un errore. Quando io dico una roba del genere, lo dico fornendo le ragioni per cui devono correggersi oppure no. Io le ragioni le do. Allora cosa dovrei dire? Stare zitto perché potrei essere pericoloso per qualcuno che finalmente capisce come stanno le cose? Bisogna avere il coraggio delle proprie ragioni.
Non bisogna avere la prepotenza delle proprie ragioni da buttarle lì e dire è così e basta. Mai io faccio una roba del genere. Quindi io ho tutto il coraggio e tutto l'entusiasmo di proseguire in questa opera che è onesta. Non ho gli scrupoli di coscienza io che qualcuno si possa imbattere nelle cose che dico e gli viene lo striggi. Perché? Perché se sta soffrendo io gli dico coraggio, sei un beato, perché nel regno dei cieli a ciò che è sofferenza per adesso si sostituirà la gioia. Forse io lo spavento? Ma chi si spaventa? Si spaventa uno che rispetto a un ambiente in cui non ci sarebbero grandi caos, tutto è omologato. La verità appartiene a quello che pensano tutti, questa è la verità. Un ambiente normale, senza problematiche, senza caos. Ma chi è libero in un contesto del genere? Chi ha la forza di dissentire? L'insieme omologa anche ciascun altro. Dovete essere contenti se ora siete in un tale caos che vi permette una libertà interiore di arrivare a decidere voi personalmente cosa ne pensate. Perché se tutto è caotico fuori, significa che una verità fuori, che sia veramente tale, che per tutti quanti possa ingenerare timore di staccarsi da quel luogo comune, questa condizione di limite non c'è. Il caos. Il caos è il marasma. Ma quando c'è il diluvio universale, delle idee, delle ragioni, c'è l'arca dell'alleanza contro il diluvio universale, quella in cui si deve rifugiare la verità. Ebbene, se io denoto che l'arca dell'alleanza misura 381, quando il valore del mio nome, e vedo che il mio pormi nei confronti della verità è unico e dà una verità di salvezza per tutti, perché nel mio disegno tutto il sistema si salva totalmente, tutto, e come potreste essere intimoriti dal fatto che io vi propongo un sistema in cui tutto si salva? Il mio sistema vi porta a una generale e totale salvezza. Da che cosa? Da quello che credete di avere fatto voi, buono o cattivo che sia, da quello che vedete fatto dal mondo, bello o terremotato o alluvionato o disastrato o mortale che voi vediate. Ma non state vedendo una vita mortale. Ebbene, io vi dico che è immortale, vi spiego perché siete già resuscitati. Non dovrei dirvelo perché qualcuno potrebbe essere intimorito dalle cose che io vi dico. Non dovrei rivelare la salvezza da questo marasma. Io la dico, convinto che nessuno può essere danneggiato realmente da un disegno che procede diversamente in virtù delle cose che dico io. Ma la parte libera di voi, quella dello spirito, udendo parole così, può trovare il coraggio di esistere senza più paura di finire all'inferno o di finire ucciso in questa vita reale. Quando capisce che essere alla fine significa essere usciti da questa valle di lacrime in cui tutto ciò che si vede non è la verità, ma è la verità uguale e contraria. Sapere che il mondo esiste in una dinamica uguale e contraria, che è quella che vedete tutti quanti voi, perché il procedere dello spirito è simile a un treno che va in avanti, ma è tutto spirituale, ossia non è corporeo. Voi che siete in questo treno incorporeo, tutto quello che vedete è esteriore al treno.
e si muove al contrario di dove vi muovete voi. Voi vi fate confondere dal fatto che tutto quello che voi impattate avanzando va verso la morte. Dovreste essere contenti, perché allora capite che voi state venendo da dove il corpo sta andando. Voi state venendo da una morte verso cui va il corpo. Siete già resuscitati, questo è quello che dico io, che siete già resuscitati, e dovrei stare zitto, perché forse qualcuno si può impressionare dal fatto che io gli dico che già resuscitato, che Gesù Cristo aveva ragione. Insomma, vedi amico, tu ragioni in modo legato ai tuoi presupposti, ma i tuoi presupposti non sono i miei. I tuoi presupposti sono che la dinamica delle cose che si fanno sia vera. I miei presupposti sono che la dinamica delle cose che sembrano fatte nel futuro non hanno il futuro come quello che sembra che accadrà. Hanno quel futuro come il passato da cui quello è stato ora. C'è una bella differenza che se si procede da Z verso A e tu vedi da A verso Z e dici Z è nel mio futuro. No, Z è nel tuo passato, perché è da lì che viene il tuo spirito e tu sei spirito. Il corpo va a Z, ma il corpo è la parte mortale di te, la parte viva di te è lo spirito. Noi siamo abituati a vedere la parte morta di noi. Siamo simili a un razzo che viaggia nel nulla, tra le stelle, e che per muoversi prende una parte del suo carburante morto, inattivo. La mette in azione e quando questa parte si infiamma va dall'altra parte. La parte viva è il carburante che va dall'altra parte. Ma noi con la nostra visione seguiamo la parte viva o la parte morta di quello che resta di carburante a mano che si consuma? Il nostro modo di vedere non vede mai l'azione, perché l'azione è il carburante che va di là. Noi vediamo la reazione come la presenza di un corpo ridotto sempre meno carburante, finché poi il carburante finisce e c'è la morte. In quel momento preciso, ecco, avremo la esperienza reale che vedremo il nostro veicolo invertire questa dinamica e ritorna verso il passato riempiendosi di carburante. Va a raccogliere di nuovo tutto ciò che si era disperso e ritorna in potenza totale di tutto il movimento possibile futuro quando si ha il carburante pieno. Non arrivare a capire questo e credere che io debba parlare come parla ciascuno di voi significa non avere capito la sostanziale differenza che fa di me un unico somaro, un asino, perché la verità che io vi dico non è la mia, non è una conquista del mio sapere. Io sono il primo a dirvi che io sono disegnato totalmente. Voi forse non ci credete perché credete che vi disegnate. Io dico che io sono disegnato totalmente. Non c'è pensiero, parola, opera che in me, che non mi sia stata messa da qualcun altro. E dunque io chi sono come persona vivente? Sono simile a un asino che porta un valore, che non è dell'asino. L'asino è solo la parte corporea che noi vediamo, è l'esteriorità del nostro spirito, perché il nostro spirito che va verso il futuro è incorporeo, ma vede il corpo esterno muoversi verso la morte, perché noi stiamo andando già ora, resuscitati, verso l'inizio. Se noi stiamo andando verso l'inizio e vediamo tutto andare verso la fine, è vero che tutto va verso la fine? No, siamo noi che stiamo andando all'inizio, salvi da ciò che capita al mondo, salvi.
il mio vero passato estremo è la morte, da cui il mio treno sta venendo. Perché se l'esteriorità ha come terminale il binario morto da cui io sono partito, ma non è ancora arrivato lì il mondo esterno, significa che il mio spirito è partito da lì. Prima ero lì e ora sono qui. E domani sarò lì alla conquista di quel passato corporeo che mi riporta prima a conoscere realmente la vita di papà e mamma, entro le loro persone, sostituendo il mio punto di vista a loro, nella loro vita. La loro vita improvvisamente comincia a essere vista da me e io sono mio padre e mia madre. Certo, solo per il tratto in cui io sono stato generato e da quel momento fino alla loro generazione. E poi sarò i quattro nonni, e poi sarò i miei bisnonni, e poi sarò presente in atto ovunque ero in potenza di esistere, perché tutte queste condizioni estreme, come essere in potenza e essere in atto, ci sono tutte e due come valori estremi del nulla. È il nulla di un Dio che, essendo nulla, è in grado di fare tutto. E anche noi siamo così. Dunque, quella pochezza che abbiamo in ciascuno di noi, simile quasi al nulla, dovrebbe spaventarci. No, il nulla in questo mondo è Dio, nell'altro. Perché questo mondo è a rovescio. E tutto questo che in questo mondo sembra nullo è il tutto dall'altra parte. Volete che io non lo dica? Devo stare attento? Devo rivisitare e rimettere in ordine tutto quello che io sto dicendo, perché altrimenti è pericoloso. Ma pericoloso per chi? Per nessuno è pericoloso. A meno che non abbia certe idee del tutto sballate e che, messo di fronte alle mie, ha una specie di trauma. Ma è un trauma di salvezza, perché se veramente le sue idee rispetto alle mie stridono e le mie sono documentate, i valori delle mie idee sono stridenti e gli fanno male. Ed è bene che sia così, perché è quel dolore simile alla partoriente che deve affrontare un po' di dolore per arrivare a meritarsi il suo successo. Ha faticato per capire. Io non dovrei far faticare le persone a capire. Io sono 6 anni che ho fatto 3.500 video. Avrei dovuto fare sempre un video solo, bello documentato e chiaro, in modo che io non avrei detto altro sempre che quello. È perché se ne faccio un altro che parte da quello e dice dell'altro, immediatamente non ha più le basi. E uno che si ritrova un testo senza basi, poveretto, ha un trauma. Io dovrei riordinare, perché dovrei fare in modo che su quel secondo video io inserissi anche le basi. Quando io chiamo fisica amodea la mia, è per non costringere proprio coloro che studiano la fisica e poi sono interrogati in fisica e c'è il rischio che vadano a dire ai professori le cose che dico io, che valgono in un abito nuovo. L'abito vecchio che c'è ora funziona, è vecchio, è logoro, è superato. Ma fino a quando tutti non decidiamo di usare un altro abito, la fisica amodea, non si può rattoppare con le verità mie l'abito vecchio. Io sto proponendo un modello nuovo. Chi non l'ha capito in fisica e pretende che le cose che dico io siano pezze messe sull'abito vecchio, ancora una volta non ha capito cosa sto facendo io, che ho chiaro cosa sto facendo.
Bene, io se mi sono scaldato dicendo tutto questo, non è perché non ho capito le ragioni che tu mi hai detto, ma semplicemente perché partendo sempre da quei giudizi, per fortuna, vedi, e per bontà tua, tu ci hai messo anche le ragioni per le quali tu arrivi a sostenere questo pericolo. E io ho risposto a tono. Queste ragioni sembrano esistere e esistono se le cose stanno come credi tu. Che sia possibile fare? Io dimostro che non è possibile fare. È possibile solo fare noi stessi, scegliere il nostro mondo ideale. E lo dimostro proprio facendo vedere che tutto quanto quello che stiamo facendo noi, anche nei nomi e in tutto il resto, è all'interno di un disegno numerico. Quando io perfino i nomi li traduco in numeri, è proprio per dimostrare come tutto sia un disegno fatto per numeri che hanno la forma di lettere, il che consente di ragionare in modo perfetto, matematico, perché la nostra mente è una mente matematica e deve usare concetti che siano riducibili a espressioni matematiche. Altrimenti non ragionerebbe. Ebbene, tutto questo fa parte di questo caos che c'è oggi. Ma ben venga questo caos se consente di riordinare il caos, poco alla volta. E chi si imbatte in un mio video e ne riceve un cazzotto terribile da qualche parte, non è messo in crisi da mie affermazioni così, di giudizio senza ragioni. Se riceve un cazzotto è perché all'improvviso si ritrova di fronte delle ragioni che sono ineccepibili e che non sono le sue. E le mie ragioni gli fanno male, perché si era talmente abituato a vivere secondo le sue ragioni, che vedendone altre che sono spiegate vere e esatte, è una reazione, ce l'ha, ma ben venga. Bene, credo di avere detto abbastanza.